qua c'è da salvarsi da una gabbia di matti che è l'euro. Quindi chiunque ci liberi dalla gabbia di matti che è l'euro è il benvenuto, da destra a sinistra, sopra e sotto, tutta la vita Marine Le Pen piuttosto che Angela Merkel. Senta, che ne pensa di quello che è successo ieri a Roma? Non è civiltà, non è sport. Quindi l'Inter ha regalato ieri che loro sarebbero venuti bloccati. Lavoro e pensioni agli italiani del Martin, da quella signora che purtroppo è ancora in giro qualche televisione. Arrivata la giornata, questa è la sua prima partita da segretario. Il buon Dio ha guardato giù, quindi ieri sera veniva che Dio la mandava e oggi c'è questo sole spettacolare, è presto e la gente in giro. Tremano le gambe, un po' di emozione, un po' di cuore, e oggi parlerò col cuore più che con la testa, e però continua del lavoro, del sorriso, della Lega che torna a correre a nord e anche a sud, la Lega che è da sola libera da una moneta e da un'economia che crea fame e disoccupazione, la Lega che cerca di bloccare degli sbarchi che ormai sono inaccettabili, e soprattutto la Lega di popolo. Poi c'è quell'albero là, non so se riuscite a vederlo. È stato piantato di fresco, dove c'è MGP, Giovani Padani, perché oggi andiamo anche a spiegare, poi ci avviciniamo, che quell'albero con radici profonde è stato piantato e sarà sempre qua perché rappresenta il sogno, la speranza dei tanti militanti che non ci sono più. Che non ci sono più, però è come se fossero sempre insieme a noi, e quindi questa è casa nostra, questa è la nostra terra, queste sono le nostre radici, ed è bello. Ed è bello, basta, stop, chiuso. I nostri papà misero via il conto corrente, magari qualche milanese per comprarsi il monolocale in Liguria, che adesso sei costretto a svendere. Un'emozione, bel sole, tanta splendida gente che arriva da centinaia di chilometri di distanza, la prima pontida di liberazione dall'euro, che è una moneta criminale che ha creato disoccupazione e povertà, una pontida che dice la Lega è a disposizione anche della brava gente al sud, domani sarà in Sicilia per fermare degli sbarchi che ormai sono a livelli inaccettabili, poi la pontida del lavoro. La vera riforma del lavoro la stiamo facendo noi raccogliendo 500.000 firme per cancellare la legge Fornero, l'infame legge Fornero, mentre a Roma chiacchierano, vediamo di fare qualcosa di serio e concreto. Evviva! Ciao! Attenzione! Attenzione! Matteo! Fammene una! Firma per il referendum, un'offerta per Radio Padania e a soli 10 euro gli orologi verdi che usa Matteo Renzi, lì al gazebo. Parlo di Montecitorio, per la Lega, è un ho fatto una riforma fiscale, che prende il legno, fare acqua, il sud. Thank you.
Vi ringrazio. Ragazzi, è già difficile essere qua. Non rendetevi ancora più difficile perché non ci ho dormito stanotte. Da militante fra i militanti avevo preparato qualche riga che non leggerò, perché qua c'è il cuore. La destra la riprendiamo in mano da domani. Il primo è un enorme grazie per tutti voi perché siete uno spettacolo. Grazie che ha partito le tre di stanotte, grazie che ha partito dalla Sicilia e dalla Sardegna, grazie a chi ci ascolta da casa via radio, perché è malato, perché magari non hai 20 euro per venire a partita, quei 20 euro che l'Italia di schifo regala a chi sbarca, quei 20 euro danno alla nostra gente. E il mio pensiero va innanzitutto alla mamma e al papà della Vittoria che è morta la notte del Venerdì Santo in un incidente stradale, che non erano mai avvenuti a partire, sono qua perché la Lega non è un partito ma è una famiglia, e io sono orgoglioso di essere un membro di questa famiglia. Io sono per la mamma e per papà. Fatevi sentire l'abbraccio di un popolo che va al di là dei simboli del partito, va al di là delle politiche politiche. Vittoria oggi è qua come qualche ore, come sono qua tutti coloro che non ci sono più, e quindi grazie a voi perché siamo una bellissima comunità, e grazie a chi ci ha portato fino a qua, perché senza Umberto Bossi non saremmo mai arrivati fino a qua, e quindi grazie Umberto perché quest'albero è anche per te, e questi palloncini siano lasciati liberi di volare, di sognare, di sperare la libertà della padania e di tutti i popoli italiani che vogliono vivere liberi e non schiavi. Grazie ragazzi. Parla il cuore, questa gente fa parlare il cuore, quindi non ho tanto altro da aggiungere, ho solo un infinito desiderio di mangiare un panino con la salamella, però un'emozione incredibile. Tanto palco utilizzato con ospiti per segnare dei punti importanti, i giovani per il futuro. Bimbi, futuro, l'albero della vita, radici, speranza, lavoro, dignità, sorriso, questo, la politica politicante la lasciamo ai Renzi, noi ci occupiamo di problemi veri del cuore, della carne.